Mi chiamo Liliana Gadaleta Minervini e ho conosciuto il professor Salvemini perché mi ha guidato per ben 5 volte, facendomela rifare per la tesi di laurea. Io vorrei leggervi la lettera che lui ha scritto il 1911 a Giacinto Panunzio di Molfetta, mentre lui era fuori, insomma. Allora dice: fare della politica, questo ti ripugna, eppure è necessario. La politica è qualcosa di ignobile oggi e sarà forse ignobile sempre. Chi fa della politica deve venire a contatto con gli uomini e gli uomini sono più o meno quasi tutti lo stesso. Ma omnia munda mundis, bisogna aver fede nella propria buona volontà, saltare nell'acqua e mettersi a nuotare. Sarà quel che sarà. E non potrà essere che bene se noi avremo buona volontà. Ci sono a Molfetta due uomini intellettualmente e moralmente superiori. Va a passare qualche ora con loro ogni giorno. Discutete insieme quel che c'è da fare giorno per giorno. Anche se non riuscirete a concludere nulla, sarete almeno in tre a non concludere nulla. Ci sarà a Molfetta un gruppo di tre galantuomini che un giorno forse troveranno la presa con la realtà. Studiare problemi concreti e prepararne le soluzioni finali. Associarsi con gli uomini omogenei per qualità morali, sia pure senza scopi pratici immediati, ma solo per trovarsi insieme e scambiare le idee. Dove ci sono gruppi di uomini che vogliono agire in comune, venire a contatto con essi, senza illudersi troppo sulle loro capacità di bene, ma cercare di ottenere da essi tutto il bene che possono. Capisco che tu debba aver voglia di uscire da Molfetta, dove si muove da asfissia intellettuale e morale, ma non devi dimenticare il tuo paese. Devi ritornarci spesso e devi agire in esso. Non si ha il diritto di disertare così. Bisognerebbe fare un'associazione di tutti i molfettesi espatriati, impegnandoci tutti a stare a Molfetta almeno un mese all'anno e formare un nuovo partito di esuli che sono stati scacciati dalla patria, ma vi ritornano per ripulirla e conquistarla. Hai tentato una biblioteca popolare, non ci sei riuscito. Ebbene, ritorna a tentare, non mollare.